4 marzo 1848, Carlo Alberto firma lo Statuto Albertino, momento di snodo della storia del nostro paese ed evidentemente punto focale del nostro percorso museale. Alle mie spalle uno splendido arazzo e un meraviglioso testo miniato donato dalla città di Roma, l'arazzo donato dalla Regione Lombardia in occasione del cinquantenario della firma dello Statuto. Parliamo di questo con Anna Maria Poggi, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Torino, che ovviamente ringrazio moltissimo per la sua cortesia nell'essere qui con noi a intraprendere questo breve viaggio all'interno dello Statuto. Professoressa, una prima domanda. Qual è il quadro ideologico che porta alla firma dello Statuto Albertino? Il quadro ideologico interessa non solo la penisola, ma interessa un po' tutta Europa ed è il quadro di una forte ostilità alla monarchia assoluta, alle monarchie assolute e quindi di forti rivendicazioni che arrivano dalla società politica e civile verso l'introduzione di o monarchie costituzionali o comunque di documenti costituzionali. Poi la penisola si infiamma, no? La primavera dei popoli che regge tutto il 1848 sostanzialmente. Ma ecco, il clima è proprio quello dell'ostilità alle monarchie assolute, l'introduzione di un quadro costituzionale, soprattutto di un rafforzamento del Parlamento all'interno della dinamica re governo, che è la dinamica classica delle monarchie costituzionali. E quindi nella penisola succede che c'è una sorta di inseguimento, no? Quasi un voler frenare questi moti. Si parte sempre nel 1848, si parte da gennaio, dalla Sicilia, no? In cui il frenare questi moti, le insurrezioni di Palermo del 12 gennaio, portano prontamente a concedere la Costituzione delle due Sicilie. E poi arriva la Toscana e poi arriva Carlo Alberto, ma Carlo Alberto fa un'operazione, mi permetto di dire, più inclusiva delle altre, nel senso che inizia già a febbraio, consulta i suoi ministri e decide che quello statuto sarà sì uno statuto ottriato, concesso al popolo, ma quella concessione deve essere preceduta da una commissione straordinaria, in cui ovviamente questa commissione straordinaria sarà composta da persone di cui lui si fida, no? Ma è comunque già quasi un percorso costituente, che costituisce già quello un po' un'eccezione, no? Nell'ambito delle costituzioni ottriate del 1848. Ecco, professoressa, lei lo ha velocemente accennato. Altri esempi di carte costituzionali, Napoli, Granducato di Toscana, Stato Pontificio, hanno un breve bagliore di vita e poi si spengono. Perché invece lo Statuto Albertino sopravvive e arriva poi fino alla Carta Costituzionale? Sì, perché è una cosa che mi ha sempre molto colpito. Quando ho iniziato a studiare quel pezzo di storia costituzionale, mi colpì molto l'affermazione di Arturo Carlo Jemolo, che diceva appunto lo Statuto Albertino, suo malgrado, ha attraversato 100 anni di storia italiana. Io mi chiedevo perché suo malgrado. E mano a mano ho compreso questa affermazione, ho compreso anche il perché della longevità dello Statuto Albertino. Anzitutto questa operazione di Carlo Alberto di far precedere la concessione dello Statuto dalla redazione ad opera di una commissione straordinaria fu comunque un processo importante. La seconda motivazione è dovuta alla classe politica piemontese. Perché la classe politica piemontese, che si trovò subito a gestire lo statuto e Cavour in primo luogo,
fecero di quello statuto l'inizio di un percorso di governo parlamentare, cosa che non accadde in nessun altro dei contesti, diciamo, politici, dei regni o dei ducati o delle varie forme di governo che erano in quel momento nella penisola. Fu l'abilità di Cavour e dei governi successivi a Cavour a capire che era arrivato il momento di far evolvere la forma di governo in una forma di governo parlamentare, quindi di staccarsi dalla, diciamo così, dialettica con il re, instaurare una forte dialettica con il Parlamento. Questo è stato il merito principale di Cavour, ma è stato anche uno dei motivi per cui lo Statuto Albertino non è stato travolto, a differenza delle altre carte, dalla ondata reazionaria che ha attraversato tutta la penisola, dal Lombardo Veneto al Napoletano, e ha travolto tutti gli altri documenti costituzionali. Professoressa Poggi, che suddivisione e bilanciamento di poteri prevedeva lo Statuto Albertino? Lo Statuto Albertino, come monarchia, come, diciamo così, documento fondato sulla monarchia costituzionale, si fondava su, anzitutto, sulla separazione dei poteri, e questa era stata una conquista molto importante. In questa separazione dei poteri erano tre gli organi, diciamo, dominanti, e cioè il re, il governo e le due camere. Sostanzialmente il rapporto del re era con il governo, non con il Parlamento. Le due camere, tuttavia, una era una camera elettiva, la Camera, e alla legge spettava poi il compito di stabilire quali fossero i diritti politici per la sua elezione, mentre il Senato era sostanzialmente scelto dal re. E lo statuto prevedeva 21 categorie, le elencava in maniera molto analitica, di persone all'interno delle quali il re avrebbe potuto scegliere gli elettori in un numero indefinito, si diceva, all'interno della Carta Costituzionale stessa. E in queste 21 categorie vi erano vescovi, ministri, deputati di lungo corso, grandi contribuenti. Il re era il capo assoluto del potere esecutivo, aveva il comando delle forze armate ed era anche il capo della giustizia. Nominava le più alte cariche dello Stato e quindi prima di tutto i suoi ministri, che poteva nominare e revocare a suo piacimento. Per quanto riguardava i giudici, invece, li poteva nominare, ma li poteva revocare solo entro i primi 3 anni del loro esercizio, e dopo diventavano inamovibili. Ma comunque la giustizia era amministrata in nome del re, quindi c'era questa ferma posizione di dominio del re. Ed ecco, da questa forma di monarchia costituzionale si svolge poi quell'asse che porta verso il rafforzamento del governo parlamentare, che, diciamo, è la caratteristica dominante dello Statuto Albertino come costituzione materiale, perché quello svolgimento non trovò mai un inserimento formale dentro lo Statuto. Fu un sommovimento da costituzione materiale, e che comunque resse sostanzialmente quell'asse per tantissimo tempo. Ecco, identifichiamo lo Statuto Albertino come una carta octroyée e flessibile. Che cosa significa? Flessibile si contrappone come categoria concettuale a rigida. Le costituzioni rigide sono quelle del secondo dopoguerra. Le costituzioni degli stati liberali ottocenteschi sono tutte flessibili. Flessibile vuol dire, tecnicamente, che non ha una procedura aggravata per la sua revisione, e quindi le costituzioni flessibili erano modificabili con semplici leggi del Parlamento. Questo è il significato della flessibilità, che è da un lato una forza, perché consente una manutenzione della Costituzione stessa. Dall'altro lato è una grandissima debolezza il non avere un procedimento di revisione aggravata, perché potremmo dire che il combinato disposto della volontà del re e del Parlamento, e ricordiamoci sempre che nello Stato liberale il Parlamento è un Parlamento monoclasse,
non è il Parlamento delle democrazie pluraliste, è un Parlamento monoclasse. Stiamo parlando di un periodo storico in cui vota il 2% della popolazione. Ecco, quindi, allora, il combinato disposto di quel tipo del Parlamento, di Parlamento e dei poteri del re, ovviamente fa diventare le costituzioni flessibili delle costituzioni fragili. Fragili perché sono soggette a quello che potrebbe essere anche un arbitrio, che non ha nessun tipo di contropotere effettivo. Affrontiamo in chiusura anche un po' seguendo una sorta di cronologia storica, no? L'abbiamo accennato. Lo statuto non solo sopravvive rispetto ad altre carte costituzionali, ma arriva fino all'attuale carta costituzionale. Ecco, trova sul suo cammino delle svolte micidiali della storia, due guerre mondiali, il fascismo. Ecco, come le supera, come arriva poi ai padri costituenti, lo statuto albertino? Un po' come diceva Jemolo, un po' anche suo malgrado, perché il primo tema che si pone di ritorno allo statuto è già nella frattura fra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, cioè quello svolgimento nel senso del governo parlamentare non piace a tutti, soprattutto non piace agli uomini della destra storica. E quindi arriva proprio da uno dei massimi rappresentanti della destra storica, Sidney Sonnino, con un celebre articolo, Torniamo allo Statuto, pubblicato sulla Nuova Antologia del 1897, il tentativo di riportare indietro le lancette dell'orologio, ma non è più possibile. Non è più possibile perché il fluire degli eventi, la realtà storica, non rendono più possibile un ritorno allo statuto, nonostante lo statuto, cioè nonostante che lo statuto formalmente consentisse il ritorno, ma non è più possibile. E questa è una lezione importante, perché le costituzioni formali vivono solo se hanno una costituzione materiale sotto, e la costituzione materiale cominciava ad imporsi, era quella della forma di governo parlamentare. Il fascismo invece interruppe in maniera violenta questo svolgimento. Fu come una sospensione storica, furono 20 anni di sospensione vera e propria, e lì si notò tutta la fragilità dello Statuto Albertino come carta flessibile, perché per il fatto di essere carta flessibile le leggi dell'esautorato Parlamento, sostituito dalla Camera dei Fasci e delle corporazioni, fecero venir meno tutto, fecero venir meno la divisione dei poteri, fecero venire meno la importanza dello stesso Parlamento nel contesto costituzionale e fecero venir meno anche quelle poche norme sui diritti dal 24 al 32 che comunque costituivano un nucleo importante che lo Statuto aveva. Fecero venir meno l'uguaglianza giuridica, si arrivò alle leggi razziali. Quindi, ma in tutto questo lo statuto formalmente rimase in vigore, ma la costituzione materiale era quella della dittatura e si impose allo statuto stesso. I costituenti capirono la lezione che la costituzione flessibile può essere una grande opportunità, ma può essere un grande limite. E quindi i primi istituti su cui cominciarono a ragionare furono quelli che consentissero la rigidità della Costituzione. Ma io più che rigidità mi piacerebbe parlare di organi di controllo costituzionale, anzi di garanzia costituzionale. E quindi immaginarono subito il procedimento di revisione e la Corte Costituzionale, che in quel modo blindarono la Costituzione contro qualunque possibile ritorno autoritario. La saluto con una ultimissima domanda. Professoressa, che cosa rimane nella nostra attuale Carta Costituzionale dello Statuto Albertino? Il lascito più rilevante dello Statuto è la forma di governo parlamentare, cioè che è quasi paradossale perché non era contenuta nello Statuto, ma lo Statuto ha consentito che ciò accadesse. E quindi se noi oggi siamo in una forma di governo parlamentare e i nostri costituenti non scelsero
né quella presidenziale né quella direttoriale, che erano comunque il contesto, no, delle altre, diciamo così, democrazie europee, è proprio per la buona prova che aveva dato la forma di governo parlamentare, consentita dallo svolgimento statutario. Ma vorrei dire che secondo me lo statuto ci ha lasciato qualcosa anche nei suoi limiti, perché è grazie anche ai suoi limiti che i costituenti hanno potuto ragionare su quei limiti e quindi da quell'esperienza di limiti hanno potuto poi inserire nella Costituzione, diciamo così, i contrappesi. E l'ultima cosa importante che ci lascia l'esperienza dello Statuto è che una carta costituzionale deve fondarsi su qualcosa. Lo Statuto si fondava sul re e sulla religione cattolica. Erano le prime, il preambolo. La Costituzione repubblicana si fonda sulla sovranità popolare e si fonda sul lavoro, c'è l'idea di un fondamento. Ecco, io credo che lo Statuto sia stata una Costituzione avanzatissima per i suoi tempi, come dimostrato da questa longevità. E questa longevità ha consentito di vederne nel tempo i pregi e i limiti, che poi sono stati fatti, di cui poi i costituenti hanno fatto tesoro nella redazione della Costituzione stessa.